Il 10 maggio del 1940 Hitler attacca la Francia. Come in Polonia, le truppe tedesche adottano la guerra lampo e invadono i paesi neutrali di Belgio, Olanda e Lussemburgo per aggirare la linea Maginot. In pochi giorni le truppe tedesche penetrano nella pianura francese e raggiungono le coste della Manica, dove sorprendono gli anglo-francesi che erano stanziati lì. A Dunkerque, l'intero contingente inglese e circa 100.000 soldati francesi si danno alla fuga e riescono a mettersi in salvo a bordo di navi dirette nel Regno Unito. Con una eccezionale rapidità, il 14 giugno, i tedeschi entrano a Parigi. Il governo francese si dimette e il nuovo presidente del Consiglio, Philippe Pétain, firma l'armistizio con la Germania. La Francia è quindi divisa in due parti: la parte settentrionale, sotto il diretto controllo dei tedeschi, la parte meridionale, con un governo fantoccio che aveva a capo il generale Pétain e che fonda un regime collaborazionista con i tedeschi, abolisce le libertà politiche e perseguita comunisti ed ebrei. Nel frattempo, il generale francese Charles de Gaulle, che si era rifugiato a Londra, riorganizza le truppe francesi a fianco degli inglesi e chiede ai suoi connazionali di resistere ai tedeschi. Nasce così la resistenza del popolo francese. Il termine resistenza è quello con cui si designano tutti i movimenti nazionali di lotta armata contro l'occupazione tedesca e le forze filonaziste. Allora, dopo la resa della Germania rimane soltanto il Regno Unito, che continua a combattere contro la Germania. Hitler sarebbe stato in realtà disposto a firmare anche un accordo con gli inglesi per farsi riconoscere i territori conquistati e prepararsi ad attaccare la Russia. Tuttavia, il primo ministro inglese, Winston Churchill, di cui noi abbiamo già parlato, rifiuta di scendere a patti con i tedeschi. Hitler allora dà inizio alla cosiddetta operazione Leone Marino per invadere l'Inghilterra. Il Führer era consapevole della superiorità navale britannica e così, all'inizio del luglio del 1940, ordina un massiccio bombardamento aereo sul Regno Unito per indebolirlo e facilitare lo sbarco delle truppe tedesche. Questa operazione prende il nome di Battaglia d'Inghilterra. Circa 3.000 caccia militari dell'aviazione tedesca, la Luftwaffe, bombardano gli obiettivi militari, le zone industriali e anche i centri abitati. È il periodo, ad esempio, in cui sono ambientati i romanzi, come Le Cronache di Narnia, oppure il film della Disney, Pomi e Dottone Manici di Scopa, in cui appunto i bambini vengono allontanati dai centri abitati per trovare rifugio nelle campagne. Ma gli aerei inglesi della Royal Air Force, la RAF, erano molto più veloci di quelli tedeschi e soprattutto utilizzavano i primi sistemi di avvistamento radar che mettono in difficoltà la Germania. Il radar è un apparecchio che intercetta la posizione degli oggetti emettendo onde elettromagnetiche che tornano indietro quando incontrano un ostacolo. Insomma, questo permetteva ai militari di avvistare per tempo gli attacchi nemici. La battaglia d'Inghilterra fu il primo fallimento militare del Reich e dimostra anche la formidabile resistenza degli inglesi. I bombardamenti furono terribili. Londra venne bombardata tante volte, una città, Coventry, venne completamente rasa al suolo e da lì nasce anche il termine coventrizzazione, proprio per indicare questo fenomeno. In seguito, Hitler cercherà di attuare un blocco navale nell'Atlantico, così come aveva fatto Napoleone, per impedire i rifornimenti di materie prime, di mezzi militari e di armi che arrivavano dagli Stati Uniti e dai paesi del Commonwealth verso il Regno Unito. Quindi la Germania utilizza i suoi sottomarini, gli U-Boot, per colpire le navi mercantili. Tuttavia, queste imbarcazioni erano difese dai cacciatorpedinieri, cioè da navi medio-piccole, molto veloci, armate di cannoni e di siluri, che appunto venivano impiegati per cacciare i sommergibili e fare da scorta alle altre imbarcazioni. Ma vediamo cosa succede con l'Italia. Allo scoppio della guerra,
Nel settembre del 1939 l'Italia aveva dichiarato lo stato di non belligeranza, cioè una condizione in cui uno stato, pur non avendo dichiarato ufficialmente di essere neutrale, si astiene temporaneamente da un conflitto bellico. Questa scelta però non rispettava gli accordi che erano stati fatti con il patto d'acciaio. Quindi Mussolini giustifica lo stato di non belligeranza affermando che il paese non era pronto militarmente ad affrontare un conflitto lungo e impegnativo, dopo che la guerra di Etiopia e la guerra civile spagnola avevano indebolito le nostre risorse belliche. L'Italia aveva mezzi militari antiquati ed era anche povera di benzina e carbone, necessarie al funzionamento delle macchine da guerra. Il successo però della guerra lampo della Germania e il crollo della Francia inducono Mussolini a cambiare opinione. Si dice anche che abbia detto che gli occorreva una manciata di morti da gettare sul tavolo delle trattative, cioè intendendo che se non fosse entrato in guerra non avrebbe potuto partecipare alla spartizione successiva. Di conseguenza, appunto, Mussolini non vuole rinunciare ai vantaggi che una vittoria militare avrebbe procurato all'Italia e il 10 giugno del 1940 Mussolini si schiera a fianco della Germania e dichiara guerra alla Francia e al Regno Unito. Il 21 giugno del 1940 le truppe italiane attaccano i francesi, che ormai erano in realtà già pronti alla resa con la Germania. Tuttavia, i contingenti italiani si dimostrano del tutto inefficienti, infatti non riescono ad invadere il territorio francese e subiscono perdite ingenti. La Francia chiede comunque l'armistizio e ottiene, diciamo, anche una ridefinizione minima dei propri confini con l'Italia. Mussolini intendeva quindi fare una guerra parallela ma autonoma rispetto a quella di Hitler. I contingenti italiani non erano, come abbiamo detto, preparati. Nell'estate del 40, nel Mediterraneo, la flotta italiana subisce alcune sconfitte da parte degli inglesi, che erano superiori dal punto di vista navale. Nel 1940 le truppe italiane penetrano in Egitto e nei Balcani e anche in questo caso si trovano in difficoltà e devono essere aiutati dall'alleato tedesco. Siamo giunti nel giugno del 1941. Hitler era ormai convinto che la guerra volgesse a suo favore e decise quindi di attaccare l'Unione Sovietica. Queste mire espansionistiche del Führer erano dettate sia dal suo profondo odio verso il bolscevismo, sia dalla volontà di realizzare il progetto dello spazio vitale che aveva enunciato nel Mein Kampf. E questo a danno appunto delle popolazioni sovietiche che Hitler considerava una razza inferiore da sottomettere al popolo tedesco. Il 21 giugno inizia quindi l'invasione dell'URSS, che prende il nome in codice di Operazione Barbarossa. Questa si dispiega su un fronte di 1600 km, che va dal Mar Baltico fino al Mar Nero. I tedeschi si muovono in tre direzioni. A nord vanno verso le Repubbliche Baltiche per dirigersi poi a Leningrado. A sud vanno verso l'Ucraina per conquistare le zone petrolifere del Caucaso, a est verso Mosca ed è qui che viene concentrato il più alto numero di truppe. La Wehrmacht mette in campo una quantità straordinaria di forze militari, 5.000 carri armati, 3.000 aerei, 3 milioni di uomini. A questi si aggiungono gli ungheresi, gli slovacchi e i rumeni.
Mussolini invia un corpo di spedizione, l'Armir, con la speranza di partecipare a una guerra vittoriosa. Tuttavia, le truppe italiane non erano equipaggiate per il freddo e non disponevano, come abbiamo già detto, delle stesse risorse militari tedesche. L'operazione Barbarossa accoglie impreparato Stalin. Le purghe di cui abbiamo parlato avevano fatto perdere all'Armata Rossa i suoi comandanti più esperti. Quindi Stalin non è in grado momentaneamente di frenare l'offensiva tedesca ed è costretto a ritirarsi. I tedeschi quindi entrano per centinaia di chilometri all'interno del territorio sovietico, occupano, come abbiamo detto, le regioni baltiche, l'Ucraina, la Bielorussia e Leningrado, arrivando a pochi chilometri da Mosca. Cosa accade? Accade quello che era successo con Napoleone Bonaparte. Il rigido inverno russo ferma l'avanzata delle truppe tedesche, che a causa delle gelide temperature rimangono bloccate nelle pianure. Quindi l'Armata Rossa ha tempo per riorganizzarsi, grazie appunto anche all'arrivo di nuovi contingenti e di armi prodotti dalle fabbriche che erano state trasferite nelle zone più sicure. Tuttavia la ripresa dell'URSS fu determinata soprattutto dalla resistenza del popolo sovietico, che venne incoraggiato da Stalin a resistere e combattere contro gli invasori. Soldati, operai e contadini affrontarono qualsiasi sacrificio e violenza da parte dei tedeschi, pur di liberare il paese dai nazisti. Mettono in atto la strategia della terra bruciata, che come ricorderete era già stata usata con Napoleone. Prima di ritirarsi, di fronte all'avanzata tedesca, quindi i sovietici distruggevano e bruciavano tutto il raccolto, uccidevano il bestiame, tutto pur di non lasciarlo in mano ai nazisti. Quindi i tedeschi non dovevano combattere soltanto contro il freddo terribile, ma dovevano fare i conti anche con la fame e con le forze che venivano meno. In questo modo la guerra lampo, che aveva caratterizzato i primi momenti dell'invasione, si trasforma in una guerra di logoramento e la resistenza dei sovietici diventa così il simbolo della lotta contro il nazifascismo ed è proprio in questa lotta che si riconoscono tutte le forze più democratiche dell'Europa.